Guarda, per la partita di stasera io mi sono trovato a mio agio, nel senso che per me non è stato complicato ritornare a gestire una squadra. Sono contento di quello che ho visto da parte di Latina, rammaricato perché questa era una partita che si poteva vincere, perché Piacenza non ha, secondo me, giocato una grandissima pallavolo, è un'occasione sprecata. Speriamo che questo ci serva di lezione per il proseguo del campionato e della stagione. Secondo lei qual è stata la chiave dell'incontro, quel secondo set in cui eravate avanti e vi siete fatti rimontare, oppure c'è stato altro? Il primo set è finito con una serie di battute importanti e questo ci può stare. Il secondo, secondo me, l'abbiamo compromesso quando abbiamo sprecato dei vantaggi importanti, e quella è stata una chiave di volta. Però mi è piaciuta la reazione del terzo set, abbiamo reagito bene, e anche nel quarto stavamo giocando bene, però bisogna dare anche meriti alla squadra avversaria che ha potuto, attraverso delle rotazioni importanti, far la differenza nei set. L'ultima, per esempio, l'ultimo cambio è stato indovinato al 100% da parte loro, perciò quando succedono quelle cose lì bisogna, sì, rammaricarsi, è ovvio, però questo fa parte della pallavolo, soprattutto quando i set finiscono i vantaggi, la differenza la fanno anche queste palle. È appena arrivato a Latina, quindi non è ancora riuscito a dare la sua impronta. Secondo lei dov'è che bisogna lavorare maggiormente con questa squadra? Ma guarda, intanto mi servirà del tempo, un po' di tempo, per conoscere un po' i giocatori. Già questa partita mi ha aiutato ad avere comunque buone sensazioni, perché abbiamo, secondo me, dei buoni giocatori. Poi naturalmente loro devono imparare alcune cose che fanno parte del mio modo di organizzare le squadre, e questo attraverso gli allenamenti cercheremo di migliorarlo. Un'ultima cosa, con lei gioca Fei, di qua la prima partita ha trovato Papi e Tencati, è stato un po' come un ritorno a casa? No, ma io in questa squadra di Piacenza ho risalutato e rivisto tantissimi ex miei giocatori, da Iosifo, Faleo Marshall, vabbè, Tencati e Papi, c'è stato un rapporto notevolissimo durante la mia carriera, lo stesso Zlatanov, perciò è stato molto bello, molto, molto emozionante, li ho rivisti molto volentieri. Poi è evidente che sul campo non sono e non posso essere contento del risultato, però lo devo accettare.